Sergio Silva, Folloni va avanti, ha esultato tantissimo alla fine della partita, anche perché pubblico delle grandi occasioni, ma soprattutto per la prestazione, credo, della tua squadra. Sì, ragazzi, sono stati enormi ancora una volta. Lunedì dovevamo fare recupero, loro hanno voluto allenarsi, hanno voluto vedere quello che non si era fatto bene, hanno voluto capire. Anche ha detto a loro, perché loro parlano e dicono perché no, visto la difesa a zona negli anni 80, siamo tornati negli anni 80. Però la tua squadra ha fatto due gol questa volta. Volevo rispondere, perché lunedì fino alle 11 di sera eravamo qui, perché i ragazzi hanno voluto venire ad allenarsi, provare, vedere il video e poi andare in pista a provare. E abbiamo fatto due gol contro la zona. Quindi contro... Perché guarda, avrei tante ma tante cose da dire, ma sono talmente felice per loro che mi goderò questa felicità insieme a loro, perché io so che ci sono tante persone qui in giro, anche dentro, che non volevano questo. Beh, non dico altro. Pensiero particolare. Proiettiamoci però alla sfida, alla prima sfida di semifinale, che si gioca ancora al Capannino domenica alle 18, quindi orario sempre ormai consolidato. Sergio Silva incontra il Trissino, che sono i campioni d'Italia. Sono una delle squadre che non ha perso nel campionato quest'anno. L'unica sconfitta che ci hanno in Italia l'abbiamo battuta noi in Coppa Italia. Sappiamo che è quasi proibitivo, però noi ci proveremo fino alla fine. Sarebbe molto importante, direi fondamentale, fare bene la prima qui in casa nostra, perché sicuramente ci porterebbe minimo a giocarci di nuovo qui in casa nostra, e qui è dura per tutti. E poi sappiamo che per andare avanti bisognerebbe vincere almeno una volta a Trissino. È complicato, super complicato, non siamo sicuramente i favoriti, però con questi ragazzi ci proveremo tutto, perché loro hanno voglia di non finire qua, hanno voglia di andare avanti, e io so con loro, e quindi ci proveremo sicuramente.